Amiche di unghie, benvenute in questo nuovo video. Allora, qui abbiamo queste unghiette dopo 4 settimane. Il video della realizzazione di queste unghie è qui sul canale, quindi ve lo lascio in alto a destra se non l'avete visto. E andiamo a fare un refill di Natale, come avrete visto dall'immagine di copertina, e andiamo a farlo con Acrygel. Quindi questa è sempre quella mia signora che è impazzita per questo effetto sfumato, colorato, eccetera, eccetera, e quindi avete già visto negli altri video che vado praticamente ad abbassare quasi tutto il prodotto, e siccome sotto mi faccio un doppio strato di base, sembra che vado, che arrivo fino all'unghia naturale, ma in realtà no, arrivo fino alla base rubber. E che è trasparente in questo caso, e quindi sembra che vado, che arrivo fino all'unghia naturale, ma so che c'è e mi fermo lì. Va bene, sto utilizzando una punta media, questa è una punta media per insomma, mi trovo bene a farlo con la punta media con Acrygel. Vado a, lo vedete, a fare quello che faccio, sto cercando di togliere il colore il più possibile, e poi cominciamo con la solita preparazione dell'unghia naturale con il Sanding Bands grana 2,40. E poi mi vedrete anche aggiustare un attimino la forma e la lunghezza. Ho lasciato la clip solo di un'unghia, perché sennò questo video diventava veramente lunghissimo, visto che c'è una buona parte della applicazione con gli stamping. Così, perché vedo che ancora abbiamo parecchi problemi con questi stamping, invece è molto più facile di quello che sembra, quindi molto video è l'applicazione degli stamping. Va bene, eccolo qua il Sanding Bands, quello che faccio sempre, prepariamo l'unghia naturale e poi tutti i preparatori vari. Ho pulito con il cleaner e con la spazzolina di plastica tutta la polvere, e sto andando qui con il nail prep. Io di solito non lo uso il nail prep, mi avete sempre visto non utilizzarlo, perché il cleaner già mi fa da deidratante. Però siccome ce l'ho nel cassetto, ogni tanto lo utilizzo, non lo utilizzo sempre, vi dico la verità, però ogni tanto lo utilizzo. Qui sto andando con primer acid free e poi sto cominciando con l'applicazione della base. Allora, faccio due strati di base in questo caso, e me lo faccio il primo abbastanza tirato, la mando in lampada, e poi mi faccio il secondo strato un pochino più corposo, in modo che appunto mi crea proprio una protezione all'unghia naturale, visto che poi so già che la volta dopo devo andare ad abbassare tutto quanto, e quindi per questo motivo
con questa signora in particolare faccio questa cosa di fare il doppio strato di rubber, quindi l'ho mandata in lampada con il primo strato abbastanza sottile e adesso mi vedete fare il secondo. Praticamente mi concentro maggiormente sulla spina centrale, il prodotto piano piano si aggiusta verso i laterali e poi insomma si aggiusta e si autolivella un pochino. Non mi importa che sia totalmente livellato perché tanto sopra ci devo andare a lavorare. Mi importa solo che ci sia uno strato di protezione, uno strato un pochino più consistente. Ok, Acrygel Poli Base e Natural della serie dei poligel di BSN, quelli in barattolo, questo è il colore Natural. Ho lasciato anche un po' di applicazione dell'Acrygel, magari può interessare a qualcuno, e questo è come lo faccio io. Questo colore, già ve lo dico da qualche video, quando me lo vedete usare, vi dico che mi piace molto sia il colore che la consistenza. Il colore è abbastanza caldo ma molto molto coprente, infatti poi mi vedrete in un'altra unghia fare uno strato molto sottile, ma nonostante faccio lo strato sottile rimane bello coprente ed era proprio quello che cercavo un po' di tempo fa, vi ricordate? Senza volerlo l'ho trovato e mi trovo molto bene con questo Natural, con questo e anche con il Delicate Rose in tubo, sempre di BSN. Mi piacciono molto questi due prodotti e colori, perché sono molto coprenti anche se stesi in uno strato sottile. Io qui non sto andando troppo sottile perché so che dovrò andare poi a pulire sotto e mi sto un attimino riaggiustando la struttura. Qui, al contrario delle altre volte, andrò a fare solamente due unghie in sfumato e poi lo vedrete più avanti, saranno i mignoli e gli indici. E tutte le altre le faccio, diciamo, monocolore, così sono riuscita ad andare a mettere stamping su tutte le unghie, in poche parole. E quindi eccomi qua, faccio questo, anche il pennello che sto usando me lo chiedete sempre, qualcuna me lo chiede sempre, il pennello in questo caso è quello di BSN, anche questo pennello è di BSN, ne uso diversi, ultimamente sto usando lui un po' più spesso perché effettivamente mi ci trovo bene e quindi lo sto utilizzando, mi vedete utilizzarlo negli ultimi video con Acrygel, praticamente mi vedete utilizzare sempre questo, ma non ho utilizzato solo questo, ne ho usati svariati. Ok, qui faccio la stessa cosa, mi raccomando bene bene il giro cuticole prima di mandare in lampada, facciamo una revisione generale dei giro cuticole e se c'è un po' di prodotto che ha camminato lo andiamo a togliere. Vedete, qui mi vedete andare a pulire nel caso vedo qualche sbrodolamento, ecco, chiamiamolo così. Va bene, adesso qui utilizzo il colore, questo si chiama profondo, sì, questo è il profondo di B-Nail della linea 15 che purtroppo non c'è più e io da una parte mi dispiace farvi vedere cose nei video che non sono più in vendita, ma che devo fare? Se l'ho usato, l'ho usato, cioè non è che vi posso dire una cosa per un'altra. Quindi questo è il colore profondo, erano bellissimi questi colori perché veramente molto molto coprenti. Sto andando poi con quest'altro che è di Madame Glam, però mi è sembrato di vedere su Michel Nails che c'è un colore come questo, totalmente glitterato, fa un effetto bellissimo tridimensionale. Se lo trovo ve lo metto giù nell'info box. Allora, quello che vi dicevo qui, vedete, qui sto facendo una struttura abbastanza sottile perché so che dopo dovrò andare ad incapsulare, non mi posso fare la parte coprente. Scusate, sono stata interrotta. Dicevo, se mi faccio la parte del rosa già molto spessa, alta, quando vado ad incapsulare diventerà ancora più alto il prodotto e quindi in questo caso ho bisogno di una struttura, di una spessore abbastanza sottile e nonostante tutto, vedete, è molto coprente. Qui faccio quella sfumatura, questo baby color, però siccome poi non mi piaceva molto molto, vedevo tanto stacco, troppo stacco, non so, allora l'ho mandata in lampada
e poi con quel gel glitterato mi vado un attimino sulla parte della sfumatura e vado a creare un po' di caciara, ecco, direi un po' di caciara, così non si nota troppo lo stacco. Ecco qua, insomma, un piccolo trucchetto. Non mi piaceva molto, mi si vede troppo lo stacco, insomma, non va bene, ok. Quindi una puntina di quel glitterato e vado a sfumare un po' i glitter verso il rosa. E poi comunque qui già sapevo che avrei messo degli stamping, quindi anche qui si sarebbe un po' confusa la situazione. Va bene, ho mandato in lampada e ho fatto questo con... questo è il clear di Be Nail, sempre acrygel. Sto andando ad incapsulare. Incapsulo e ho finito di costruire e poi passiamo alla limatura. Allora, per la limatura ho fatto un piccolo cambiamento. Sto copiando la mia amica Marianna. Marianna, sei stata nominata. Sto copiando lei perché ho visto in alcuni suoi video e anche qualche diretta che fa che lei praticamente lima un'unghia per volta, fa tutto quello che deve fare un'unghia per volta, e ho detto ma quasi quasi ci provo anch'io per vedere se magari mi trovo meglio. Diciamo che i video servono anche a questo, ognuna di noi a prendere spunto, insomma a vedere cosa si trova, con cosa si trova bene un'altra persona, magari ci proviamo anche noi e ci troviamo bene anche noi. E se invece non ci troviamo bene, niente, ricominciamo a fare come prima. Quindi praticamente lei fa tutta un'unghia per volta, quindi io di solito facevo tutto il bordo libero di tutte e 10 le unghie, poi tutta la parte della fresa su tutte e 10 le unghie. Insomma, ho voluto provare come fa lei e vi dirò che forse la Marianna non ha tutti i torti, perché ha un senso tutto questo, cara Marianna, ha un senso tutto questo, e forse devo dire che mi ci sto trovando anche meglio di come facevo prima. Quindi in questo video mi vedete fare questa cosa, ma devo dire che lo sto facendo già anche senza video, cioè anche quando non giro video, sto facendo in questo modo e non male, vi devo dire non male. Quindi ecco, io prima facevo, per dire, questo passaggio su tutte e 10 le dita, invece sto facendo un'unghia per volta come fa lei. Quindi la parte della lima, la parte della fresa, eccetera, eccetera. Provateci, fatecelo sapere, perché anche lei sarà, diciamo, contenta di sapere se una cosa che fa lei è utile anche a qualcun altro. E quindi niente, ho fatto questo su tutte e 10 le dita, ovviamente. E poi invece questa parte qui della puntina la faccio tutta insieme, perché non mi va di fare leva e metti con la punta per ogni dito. Non so se mi spiego. Quindi questa fase qui invece la faccio tutta insieme, come facevo prima, in poche parole. Quindi giro cuticole con la puntina piccolina e pulizia dell'unghia da sotto, quello che, insomma, che facevo sempre. Questa parte pure l'ho lasciata tutta perché magari può essere utile a qualcuno. L'ho velocizzata perché, insomma, potrebbe essere un po' troppo lunga come cosa. E quindi vi lascio a questa parte qui e poi passiamo direttamente a colorare le due unghie, le tre unghie che sono nude, e poi andiamo a stampiggiare. Thank you.
due unghie andranno totalmente con questo gel glitterato bellissimo, che a Natale lo ritiro fuori sempre fino a che non finirà, e poi, come vi dicevo, credo di aver visto qualcosa di molto simile su Michelle Nails, quindi credo che sia più comodo per voi se magari vi lascio il link di Michelle Nails piuttosto che di Madame Glam, che bisogna comprare dall'America, eccetera eccetera. Quindi doppia passata ovviamente di questo colore sul pollice e sul medio, e invece sull'anulare vado di nuovo con questo profondo, che veramente, vabbè, non dico niente, è un gran bel colore, si lavorano molto bene, eccetera eccetera. Quindi faccio la doppia passata di tutti e due i colori, di tutte e due le dita, insomma, e poi mi vedrete nell'anulare fare una piccola sfumatura dal giro cuticole verso la punta, ma proprio leggera leggera, che quasi in telecamera neanche si vede. E poi cominciamo con lo stamping. Allora, eccoci qua il divertimento. Cosa importante: la dispersione del colore deve essere tolta, quindi sto togliendo con il cleaner la dispersione dei vari colori che ho utilizzato. Poi la piastre, queste sono di Moira, anche il semipermanente che sto utilizzando è di Moira, e ragazzi, credetemi, fa la differenza questo semipermanente. Mi avete visto utilizzare anche i gel paint in tubetto di Michelle Nails, di B Nail, funzionano perché li ho usati e funzionano, e tantissime di noi li usano, ma vi devo dire che per chi ha un po' di difficoltà questo semipermanente fa la differenza. Quindi se volete comprare qualche piastra, se vi appassiona questa cosa, vi lascio tutti i link giù nell'info box, e veramente il bianco e il nero di questo semipermanente ve lo consiglio tantissimo. Ok, detto questo, adesso spieghiamo un po' i passaggi. Pulire sempre la piastra prima di cominciare con acetone, dopodiché questo prodotto qua, con lo scraper tolgo l'eccesso, movimento rapido veloce, raccolgo con movimento rotatorio la scritta in questo caso, sto andando a dare un po' di luce perché questo è un semipermanente, e se lo mettiamo sull'unghia così senza passare la luce scivola sull'unghia, quindi un 3 secondi di luce per farlo cominciare a polimerizzare, e dopodiché mi avete visto togliere l'eccesso di quello che non mi serve di mettere sull'unghia, sempre con lo scraper. Qui sto cercando il punto giusto dove mettere la scritta, anche qui appoggio, spingo leggermente con movimento un po' rotatorio, lascio la scritta, deposito la scritta. Dopodiché continuo con dei fiocchetti di neve, quindi quest'unghia è un po' composta, e vado a fare la stessa cosa, quindi togli l'eccesso con lo scraper, movimento deciso, raccogli il disegno con un movimento rotatorio, flash di luce per cominciare ad asciugare tutto quanto, e anche per asciugare quello che dobbiamo togliere, perché sentivo dire dalla mia amica Tania Wikinails, che è la regina degli stamping, bisogna dirlo, che appunto se non lo fate asciugare vi si fa tutto un papocchio, è meglio se lo asciugate, così con una botta semplice vi viene via quando lo dovete togliere. E qui praticamente, siccome i due fiocchi di neve erano vicini, sono riuscita a stamparli tutte e due senza fare troppi movimenti. Allora, la velocità di queste clip è la velocità normale, quindi il video non è velocizzato, e vi voglio far vedere come è veloce fare queste cose. Stamping tutta la vita, finalmente ho trovato il prodotto della vita, secondo me questo è veramente il prodotto della vita, e eccolo qua, lo stamping deve essere una cosa veloce. Avete visto, ho tolto quel pezzo di disegno che non mi serviva, ho dato prima luce e poi adesso sto rilasciando il disegno sull'unghia, ed eccolo qua, la mando 5 secondi in lampada, proprio per pulisco la piastra, mi raccomando, acetone, ripeto acetone, perché
toglie meglio i residui di colore, evapora subito, il cleaner invece fa un papocchio, quindi mi raccomando acetone in questo caso. Uguale, tolgo l'eccesso, raccolgo il prodotto, flash di luce qualche secondo, asciugo anche l'altro disegno perché così mi viene via subito quando ci passo la tesserina sopra, vedete, zac, e viene via. E, ok, anche qui stampo, vi ripeto, questa è la velocità normale di esecuzione, gli stamping sono una soluzione veramente grande. Poi che ho pensato, ho aggiunto un fiocchetto sopra a questa palla di neve, mi piaceva quest'idea, quindi uguale, stampo, tiro su, flash di luce, cioè tolgo l'eccesso, flash di luce, tolgo quel pezzo di disegno che non mi serve, e uguale, vado a... Ovviamente voi non lo vedete, il timbrino è vuoto dietro e quindi riusciamo a vedere dove stiamo andando a mettere il disegno ed è tutto molto più facile ovviamente. Mi raccomando, prima di tutto quanto, quando andate poi a mettere via le piastre, appena avete finito pulitele subito perché così non vi si asciuga troppo il prodotto, non vi si incrosta eccetera eccetera, pulitele subito, tanto ci vuole un nanosecondo. Qui sto andando a prendere, devo prendere i fiocchetti di neve, quindi li sto pulendo ancora con acetone. Ok, no, ve lo ridico perché magari così non ci sono dubbi. Qui stiamo chiacchierando, parlando, cercando di capire quale tra tutti questi millemila fiocchi di neve quale avrei voluto prendere, e quindi uguale, movimento secco, netto, a togliere l'eccesso di prodotto, raccolgo, flash di luce, tolgo se c'è da togliere qualcosa, e qui praticamente con questi fiocchetti di neve messi in questo modo ho cercato di fare molta attenzione a utilizzare un fiocchetto di neve per volta, come dire, qui vedete, qui sto molto attenta a premere sull'unghia solamente quel fiocchetto di neve che volevo prendere, perché così l'altro lo metto sul mignolo senza dover fare il doppio movimento. Ci sono riuscita e quindi con una botta sola ho fatto tutte e due le unghie. Ecco qua, di nuovo devo prendere lo stesso fiocchetto di neve per l'altra mano, pulisci la piastra con acetone che si pulisce subitissimo ed evapora subito, l'acetone è super volatile e quindi evapora subito. Di nuovo prodotto, scraper, raccolgo il prodotto con movimento rotatorio. Ah, in tutto questo non si vede, ma lo stampino lo sto andando a pulire ogni volta dopo che ho stampato, ogni volta lo pulisco con il rullo leva pelucchi. E questo è importantissimo anche, mi dispiace che non si vede qua perché nell'inquadratura non c'entrava tutto, però assolutamente il rullo leva pelucchi, o se non lo avete al momento anche lo scotch, semplice scotch di tutta la vita, per andare a pulire lo stampino dai residui di colore che rimane e dai vari pelucchi che comunque si attaccano, perché è un silicone abbastanza appiccicoso questo con cui è fatto lo stampino. E qui ho fatto la stessa cosa, ho utilizzato lo stesso, insomma quello che ho fatto prima, con una botta sola sono riuscita a fare tutto quanto. Qui continuo, mi manca ancora qualche fiocchetto di neve eccetera eccetera, ho lasciato veramente tutto e a velocità normale per farvi vedere quanto sono comodi questi stamping. Quindi se mi chiedete che cosa, questo stampino l'ho comprato al negozio del cinese ed è della marca Melissa, quindi non è detto che debba essere per forza Moira. Certo che se dovete cominciare da zero e fate un ordine e non avete niente, fate un ordine su Nail Shop Cesena, che vi lascio giù tutti i link, e fate un ordine, non avete niente, prendetelo uno stampino che hanno loro, che è marchiato Moira. Però non è che serve solo per forza quello, questo è un altro stampino, quindi ok. Un'altra cosa, un'altra informazione, ho notato che il sigillante, dopo che lo stampino che è fatto di silicone passa sull'unghia, è come se questo stampino, come se il silicone lasciasse sull'unghia un qualcosa di grasso, e quando ci vai a mettere il sigillante si apre, fa i buchi. Mi sono confrontata sempre con la mia amica Marianna e praticamente lei mi ha detto che è una cosa tipo che succede proprio perché il silicone lascia
lascia questo strato grasso, appiccicoso, e lo risolviamo con un sigillante con dispersione. Ok, va bene, questo è il risultato finale, spero che vi piaccia. A lei è piaciuto tantissimo, è stata contentissima, devo dire anche io, perché comunque lo stamping ti risolve veramente tanto tanto in questo periodo così di Natale, c'è veramente il mondo, ma anche passato Natale continuerò ad utilizzare gli stamping. Un bacio grande grande, ci vediamo in giro per i social e ciao! Ciao, buon Natale!